nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù percorre ancora la via della croce e ci dimostra com'è grande il suo amore. Signore, tu ci chiami a vivere accanto a te sulla via della croce. Fa che possiamo seguirti senza stancarci di percorrere i tuoi stessi passi. Fa che attraverso gli occhi dei tuoi testimoni possiamo imparare a riconoscerti e ad amarti sempre di più. Che il fuoco della tua passione diventi per noi scintilla sul nostro cammino, perché con te possiamo attraversare i giorni della nostra vita, con la certezza di averti sempre accanto. Amen. Accanto a te con Nicodemo. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. La prima volta che ho scelto di andare da Gesù, l'ho fatto di notte. Sì, al buio, per paura che qualcuno potesse vedermi parlare con lui. Dopotutto, ero una persona importante, facevo parte del Sinedrio ed ero a capo tra i farisei. Molti dei miei colleghi avrebbero avuto da ridire su quell'incontro, ma le parole di Gesù mi erano entrate nel cuore e non potevo più restargli lontano. Certo, ora non mi vergogno più, non importa quello che dice la gente. Ora che lo depongono dalla croce, voglio essere lì, con l'olio più prezioso che c'è, per pulire quelle ferite che portano l'oro dell'amore. Ragazzi, Gesù è un amico di cui non bisogna mai vergognarsi, perché è l'unico che non ci abbandona mai e ci amerà per sempre. Quando pensiamo che nessuno ci voglia bene, quando ci vergogniamo troppo facilmente di dirci tuoi amici, quando nella vita pensiamo che non c'è più niente da fare, Accanto a te con Giuseppe d'Arimatea. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Matteo. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Me lo ero preparato da tempo, avevo investito molti dei miei risparmi, un sepolcro nuovo tutto per me. Dopotutto me lo meritavo, avevo lavorato una vita, mi ero arricchito e volevo una tomba degna di un re. Mi sarebbe piaciuto che, passandovi accanto, la gente potesse dire: doveva essere un grand'uomo questo Giuseppe. Alla fine
l'ho lasciata a lui. Sì, al mio maestro, a Gesù. Ho rinunciato alla mia tomba sontuosa perché custodisse il suo povero corpo dopo l'orribile supplizio della croce. Non potevo fare altro, ma sappiate, non mi è costato molto perché ho messo dentro un vero tesoro, il Signore Gesù, la mia vera e unica ricchezza. Tutte le volte che pretendiamo cose che dopo tutto non ci servono, tutte le volte che diamo troppa importanza ai nostri bisogni, tutte le volte che mettiamo in mostra noi stessi e ci vantiamo di ciò che possediamo, io accanto a te. Ti adoriamo, oh Cristo, e ti benediciamo. Lettura del Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Che fatica starti dietro, Signore. La tua strada non è per nulla facile. Ci vogliono impegno, pazienza e tanta forza di volontà. Ma le voci che ho ascoltato in questa via della croce, quelle di uomini e donne che ti hanno incontrato, che mi hanno parlato di te e si sono lasciati toccare il cuore dal tuo esempio, rivestendosi dei tuoi stessi sentimenti, mi dicono che non sono il solo a portare le mie fatiche. Ci sei tu, con il tuo amore e con tanti testimoni che realmente l'hanno incontrato. Ora so che sarai sempre con me, perché tu sei il risorto, compagno di strada di ogni discepolo del Vangelo. E allora, sai che ti dico? Anch'io voglio camminare con te. Anch'io, da oggi in poi, voglio essere accanto a te. Quando ci offri il tuo amore, particolarmente nell'Eucaristia, quando ci chiami a ricevere il tuo perdono, quando ci inviti a seguirti sulle strade della vita, il cammino della Via Crucis è finito. Ora che hai capito quanto ti ama Gesù, non puoi lasciarlo solo. Seguilo fino alla fine. Partecipa alle celebrazioni del Triduo Pasquale proposte in parrocchia. Sei invitato anche tu. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Tutte le volte.
metti